chiedo scusa, mi sono anche un po' emozionata, ho anche l'onore di presentare l'amico di tutti, oltre chiaramente a Luigi Di Maio, che è Roberto Fico. Grazie. Allora, buonasera a tutti e grazie per essere qui, veramente grazie. Allora, siamo ad un passo, veramente siamo ad un passo da un sogno. Siamo ad un passo da un sogno che è iniziato tanti anni fa, è iniziato 10 anni fa, quando portavamo noi i progetti ai comuni e sempre ci sbattevano le porte in faccia. È iniziato tanto tempo fa quando facevamo fiato sul collo all'interno dei comuni per inchiodare le loro responsabilità e rendere i consigli comunali trasparenti. È iniziato tanti anni fa quando abbiamo fatto la lotta sull'acqua insieme ai comitati per rendere finalmente l'acqua pubblica di questo paese, ed è quello che avverrà poi a Quarto qui. È iniziato tanti anni fa quando facevamo le lotte fuori alle discariche, a Taverna del Re, a Pianura, a Serre, quando ci mettevamo davanti ai camion e cercavamo di non far entrare le ecoballe a Marigliano e a Taverna del Re, quando noi dicevamo tutte le cose che oggi tutti quanti ci danno ragione. Ci dà ragione anche la magistratura in Italia, quando trasferirono le ecoballe a Terni nell'inceneritore dopo che ne hanno bruciate 4, c'era troppo mercurio nell'aria e furono chiuse dalla magistratura. Avevamo ragione su tutto, su tutto. E anche quando non abbiamo preso un voto, quando nei comuni non siamo riusciti ad entrare, soprattutto nella regione Campania, anche nel sud Italia, quando 2 consiglieri avevamo, come nel consiglio municipale Mariano Peluso e nel consiglio comunale di San Giorgio a Caimano Danilo Casconi, abbiamo lottato nonostante tutto e nonostante tutti. E anche quando andavamo in giro e tutti dicevano siete dei pazzi, non riuscirete a cambiare niente, non riuscirete a fare niente, perché tanto qui la regione è sempre questa, ci sono sempre le solite persone, sono dinastie e saranno sempre loro. E invece no, oggi siamo qui ad un passo dal governo della città di Quarto, ad un passo! E oggi più che mai dobbiamo ribadire tutti i nostri concetti, tutti, e dobbiamo fare molta attenzione a rispettarli perfettamente. Abbiamo una lista qui che è fatta da tutte persone incensurate, importantissimo, oggi in cui abbiamo Mafia Capitale, Expo, Mose, i commissariamenti all'emergenza rifiuti che hanno speso 1 milione di euro per le bonifiche e non hanno fatto una bonifica. Questo significa rispettare anche le regole che ci siamo dati internamente. Massimo 2 mandati anche queste persone e poi non gestiranno più nessun tipo di poltrona, di potere. Ci diamo la staffetta, ci diamo il cambio. Abbiamo rinunciato ai rimborsi elettorali a livello regionale, a livello europeo. In pochi anni abbiamo rinunciato a più di 50 milioni di euro di rimborsi elettorali e questa lista è riuscita a candidarsi spendendo quasi niente per la campagna elettorale, quasi niente, e siamo a un passo dal ballottaggio, dal comune, a un passo avanti al ballottaggio. E questi sono concetti che non ci dobbiamo dimenticare. E c'era una cosa, ve lo ricordate, che abbiamo sempre detto, sempre: non pensate, e oggi più che mai, di mettere una croce su un simbolo e poi girarvi dall'altro lato e dire fra 5 anni vedremo com'è andata, perché non possiamo fare questo a Rosa e a tutta la lista del Consiglio Comunale di Quarto. Dobbiamo partecipare insieme, non dobbiamo più solo delegare, dobbiamo pressare, proporre, ascoltare, tornare ad essere comunità, perché se no non ce la possono fare. Noi stiamo andando in un comune che è anche molto pericoloso, in un comune che è stato sciolto per infiltrazioni mafiose, quindi non è un gioco, non è uno scherzo. Dovremo riprogrammare questo territorio e noi in Parlamento saremo vicinissimi a Rosa e a Quarto. Nessuno non solo deve rimanere indietro, ma nessuno deve rimanere solo. Nessuno deve rimanere solo, perché oggi qui non si gioca, non è un gioco, è una responsabilità molto alta che non è delegata a Rosa, ma è delegata a tutti, è delegata a tutti. Un principio di responsabilità personale e un principio di responsabilità collettiva. Nessuno deve rimanere solo, perché oggi ci saranno magari domani gli assessori nostri che abbiamo scelto magari in modo
trasparente, ci sarà Rosa Sindaco e sarà sicuramente un giorno meraviglioso. Una cittadina come Quarto, che anche in campagna delle volte è stato il simbolo brutto della disonestà perché c'erano le infiltrazioni camorristiche all'interno sempre degli appalti pilotati, oggi ci possiamo risvegliare lunedì mattina in un altro modo, con un'altra visione, con un marchio a Quarto di onestà, con un marchio di comunità, con un marchio in cui se fai una domanda per un appalto sai che è trasparente e che magari lo puoi vincere, dove un cittadino va nel comune e finalmente può ascoltare parole diverse, può avere una sensazione diversa. Questo comune sarà aperto, trasparente, andiamo a aprire le finestre, le porte, ci sarà aria e sarà di nuovo di tutti, non del Movimento 5 Stelle, di tutta Quarto. Non c'entra più il movimento è uno strumento per cui riusciamo a entrare nei comuni, è uno strumento per cui riusciamo a entrare nei comuni, è questo che stiamo facendo. E oggi voi entrerete tutti, vi ricordate quando dicevamo se ne entra uno ne entreranno tutti? Questo era lo slogan alle regionali in Campania anche nel 2010. E pensate se entra il sindaco che cosa può significare, che davvero entra tutta Quarto, tutta l'essenza, con le idee, con la fantasia, con la partecipazione. Qui non dovremo più gestire con gli inceneritori i rifiuti, questa idea vecchia è finita, basta inceneritori, basta discariche, ci sarà trattamento meccanico manuale, il porta a porta spinto, la riduzione a monte dei rifiuti, la riprogettazione industriale, dovrà cambiare tutto e faremo quello che si può fare all'interno del comune e faremo tutto quello che si può fare all'interno della regione e all'interno del Parlamento italiano. Questa è una rete di partecipazione che sta cambiando il mondo. L'ho detto spesso, ma io mi voglio ripetere perché secondo me sono concetti importanti. Questo non è un partito politico, non c'entra niente con un partito politico, è un movimento assolutamente culturale, perché questo paese lo cambi se piano piano cambi la cultura di tutte le persone e anche la nostra, anche tutti quelli che siamo qui. Non pensiamo, non ci sentiamo sempre non colpevoli, come se noi non avessimo fatto niente in questi anni. Anche noi siamo stati partecipi di un guaio in Italia, di aver pensato che certe cose andassero bene, invece non andavano bene. Ma non c'è niente di più bello di un popolo che si ferma un attimo, riflette, riprogetta e riconquista tutto quello che invece andava conquistato e che ha sbagliato. Un popolo che riflette sulle proprie colpe, un popolo che va avanti, ed è quello che dobbiamo fare oggi a Quarto. E finalmente porteremo nello statuto del Consiglio Comunale di Quarto, ma sicuramente l'acqua pubblica, e la metteremo come diritto inalienabile, non cedibile a terzi. L'opportunità qui di avere un primo comune a 5 stelle è un qualcosa che non ci dobbiamo far scappare, e all'interno del Consiglio Comunale lavoreremo con tutti sulle tematiche, sui temi, perché i temi sono centrali e quando parli di temi ci si confronta e una soluzione nell'interesse collettivo la trovi sempre se sono i temi. Non ci troviamo più d'accordo con nessuno se quando parli di temi c'è un altro interesse che favorisce pochi a discapito della collettività, e allora lì ci saranno solo no e non si dialoga, perché se l'interesse è un altro allora non può essere all'interno del comune. Nel comune sono solo esclusivamente gli interessi di tutti i cittadini di Quarto e dell'Italia. È finita. Cambia il senso, cambia la prospettiva. Dobbiamo cambiare il nostro modo di guardare le cose, di ragionare. Noi stiamo rovesciando la piramide. Per la prima volta entrano nel comune di Quarto persone che non hanno mai avuto un mandato elettorale. Gli inesperti che però stanno facendo e affrontando un programma straordinario, perché se lo leggete è un programma straordinario che andrà a modificare nell'essenza proprio la programmazione di Quarto, l'urbanistica, i trasporti, la normalità, la gestione della normalità, la pulizia, le cose che ci fanno vivere bene insieme. E se non riusciremo a fare una cosa all'interno del comune diremo il motivo per cui non riusciamo a farla, quali sono gli ostacoli, e li risolveremo. Risolveremo insieme gli ostacoli, insieme, non ci si nasconde più dietro a niente, dietro a un dito, dietro a niente, saremo con tutti.
Abbiamo degli esempi straordinari oggi in Italia, può essere anche qui a Quarto. Abbiamo a Ragusa il nostro sindaco Piccitto nel profondo sud, che è riuscito finalmente a levare il biglietto al trasporto pubblico per gli studenti, e quindi adesso è gratuito, e questo significa un vero diritto allo studio. A Semine e tutti gli altri comuni, Equitalia è sparita, il recupero crediti non si fa più con Equitalia, l'avevamo detto e l'abbiamo fatto. Queste persone qui non vi tradiranno mai, saranno coerenti con quello che oggi ci diciamo qua, con quello che oggi ci promettiamo qui, e anche voi però, questo è un patto che dobbiamo fare tutti insieme, rispettare nella vita quotidiana il programma del Movimento 5 Stelle, il programma che è scritto qui, perché noi possiamo fare tutte le leggi del mondo, ma se non cambiamo insieme ci sarà sempre la solita frase: fatta la legge, trovato l'inganno, e l'inganno è la cultura di questo paese, noi dobbiamo risolvere l'inganno più che la legge, è importantissimo, e allora un po' cambia la cultura e un po' cambiano le istituzioni, un po' cambiano le istituzioni e un po' cambia la cultura, e questo è il processo, è un principio di basi comunicanti, dobbiamo comunicare, e questo è il nostro punto, dobbiamo comunicare con tutti noi, con noi stessi, dobbiamo riparlare nei condomini, dobbiamo spiegare che cos'è il wifi libero e gratuito, che cosa significa diritto alla rete, che significa diritto e accesso alla conoscenza, e se tu conosci puoi scegliere, se conosci sei libero e nessuno ci può più fottere come ci hanno fottuto fino adesso. Basta di credere alle cose acriticamente, così perché ce l'hanno detto, andiamole a verificare, come fa Renzi, tweet, chiacchiere, e dopo non verifichiamo niente, perché le leggi dicono esattamente il contrario di quello che è stato detto in conferenza stampa, invece le leggi che facciamo noi corrispondono alle nostre dichiarazioni pubbliche, sempre, ve lo assicuro, sempre, e sarà lo stesso a quarto, è un'opportunità talmente grande, ma talmente bella e impensabile fino a poco tempo fa per una regione come Quarto, per una città come Quarto, era impensabile, e oggi nella regione possiamo avere la realizzazione di un primo sogno a cui lavoreremo tutti, un comune in Campania a 5 stelle, con una donna straordinaria come sindaco che tutelerà l'interesse pubblico, la salute pubblica, i beni comuni. Rosa lotterà per i beni comuni insieme a tutti voi, i beni comuni, quelli che ci hanno portato via la terra distruggendola con i rifiuti, ci hanno portato via l'acqua privatizzandola in barba anche all'ultimo referendum, ci hanno portato via tutto quello che era nostro e noi l'abbiamo fatto andare senza manco rendercene conto, e allora oggi noi non permetteremo mai più questo, è una linea di demarcazione oggi, facciamo un passo in avanti e quello che è stato non lo permetteremo più, siamo qui non per combattere una guerra contro il PD, contro il PDL, non ce ne frega niente, siamo per combattere un'altra guerra che è molto più grande, molto più avanti, è un po' con noi stessi e con quello che siamo, è un po' con tutto quello che abbiamo anche in male rappresentato, oggi possiamo rappresentare il bello, la bellezza, il bene, la programmazione, l'acqua pubblica, la gestione dei rifiuti, la trasparenza nella pubblica amministrazione, la distribuzione del reddito con gli assegni civici di solidarietà come hanno fatto a Ragusa, il bilancio sano di un comune come hanno fatto a Pomezia, i bilanci partecipativi come hanno fatto a Mira con un ragazzo di 26 anni, ma stiamo scherzando, possiamo cambiare il mondo, chi dice che non si potrà mai cambiare niente, è solo uno che ha perso la speranza, ma non ci può relegare pure a noi a perdere la speranza, noi l'abbiamo ritrovata e lo dimostriamo con i fatti. Non sono più una speranza a parole, io mi ricordo quando ci dicevano, quando arriverete lì sarete come gli altri, sarete come tutti gli altri, mangerete, e dopo 2 anni invece no, la differenza c'è, arriviamo qui tranquillamente, ci possiamo guardare negli occhi, non ci sono auto blu, non c'è scorta, abbiamo rinunciato alla metà degli stipendi, all'indennità di funzioni, a tutto, perché abbiamo mantenuto quello che avevamo detto, e oggi poter arrivare in piazza qui e avere un abbraccio di fratellanza è stupendo, è meraviglioso, è quello che un parlamentare una volta non si poteva permettere. Oggi ce lo possiamo permettere e questo significa che sta cambiando il paradigma culturale. Un'altra politica si può fare a Quarto e si può fare con questa lista straordinaria e con Rosa Capozzo. Io vi ringrazio, coraggio, coraggio!